Siamo in un convento di suore. Un operaio sta facendo delle riparazioni importanti e dalla fine della giornata è completamente sporco e sudato. A fine giornata la madre superiore gli dice: "Giovanotto, la ringrazio molto per il suo operato. Si faccia pure una doccia prima di andare via, visto che è completamente sporco." "Ma madre, esiste una doccia per gli uomini qui?" "No, ma può farla in quella nostra. Tanto le sorelle non la utilizzeranno nell'immediato." "Va bene, la ringrazio." E così si avvia alle docce, si spoglia, ma mentre sta per aprire l'acqua arrivano delle suore per fare la doccia. Non sa cosa fare, quindi si mette alla parete della doccia immobile, facendo finta di essere una statua. Le suore entrano nella doccia e si chiedono cos'è. Poi vedono una sporgenza al centro, la premono ed un sapone cade dalle mani della statua. La ritoccano ed un sapone cade dall'altra mano. Così dicono: "Ah, questa è una statua dispensatrice di sapone." Una sorella prova a ritirare la sporgenza al centro, ma non succede niente. Ancora una volta, ancora una volta, ancora una volta, finché dice: "Ah, e questo qua è il dispensatore di sapone liquido."